anche a consigliera Celli, insomma, di aver presentato la mozione, perché almeno possiamo parlare anche qua, diciamo, in consiglio, non in aula consigliare, ma in consiglio anche di questa cosa, di questo argomento che è stato trattato sia in commissione patrimonio che in commissione trasparenza, in cui, insomma, sia in commissione patrimonio che in commissione trasparenza è emersa piuttosto chiaramente come questa narrativa, che in un certo qual modo poi viene anche trasferita all'interno dell'atto, sia tutta strumentale. Qua si continua a parlare di. Microfono cortesemente, consiglieri. Come dicevo, del tutto strumentale, in cui si continua a dire siamo in ritardo su questo, siamo in ritardo su quello, siamo in ritardo sui centri estivi, siamo in ritardo sui bonus affitti, siamo in ritardo sui campi sullo sfalcio dell'erba, siamo in ritardo su tutto quanto. Allora, dal fronte di questa narrativa che sta diventando anche stucchevole, io intervengo per quanto riguarda sui bonus affitti e spero che poi anche insomma, e il discorso vale anche per gli altri ambiti. Questi ritardi che vengono ogni giorno da parte di quasi tutte le forze di sinistra, di base, quello che potevo vedere io sulla rassegna stampa, su ritardi, 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 come ha detto la consigliera Celli, e come scrive la stessa consigliera Celli all'interno dell'atto stesso, la delibera di giunta è stata notificata a tutti i comuni il 10 di aprile, dando come termine 45 giorni per la dazione, quindi per la consegna di tutte le richieste protocollate. Ora, ben vedere, i 45 giorni scadono il 25 di maggio, oggi è 14. Io mi chiedo, come si fa a essere in ritardo se un termine ancora non è scaduto? Prima domanda. Seconda domanda, nonostante il numero di notevole numero di domande che sono state fatte e che non possono essere ancora, sulla base dei quali ancora non si può erogare il contributo all'affitto per un semplice motivo. Perché, a differenza di quello che ha affermato la consigliera Celli, è la stessa Regione Lazio che non prevede graduatorie, tant'è che questo è stato anche oggetto di comunicati e diciamo, da parte delle associazioni di categoria, insomma, delle associazioni interessate a questo aspetto, e quindi non da parte di forze politiche, sulla base che appunto, che proprio per l'assenza di graduatoria e proprio perché manca la graduatoria, il criterio è che prima si vedono tutte le domande presentate, quindi si ha un'idea orientativamente di quante sono le domande, quindi sono 20.000, sono 30.000. Sulla base di queste domande, poi i contributi, che già è vero sono stati dati dalla Regione Lazio, si fa una divisione molto, molto basica, in un certo qual modo, di numero di domande sulla base di dei soldi disponibili. Ora, se noi cominciamo a dare i soldi, e mi pongo con questa domanda, anche se è retorica, come si fa ad individuare quanti soldi dare a ciascun richiedente, se a ben vedere ancora si deve determinare il numero dei richiedenti? È una domanda che metto sul tavolo e che continuo a fare effettivamente, che effettivamente non ha risposta. E in più, se mi posso permettere, il tavolo di lavoro non serve alla Regione, per coordinarci tra noi la Regione Lazio, è tutto abbastanza chiaro con la Regione Lazio, seppur l'unico tavolo che servirebbe per lo più tra ente locale e Regione Lazio, servirebbe invece per significare una cosa che non viene detta, cioè che con le risorse insufficienti, e quindi che ci sono state date dalla Regione Lazio, e con una ripartizione del tutto discrezionale del 55%, che non si capisce quando la popolazione di Roma costituisce più del 55% di tutta la popolazione regionale, non si capisce bene com'è possibile che un soggetto X, un cittadino romano che appunto abita a Roma e che, come notoriamente, è gravato da un affitto più oneroso di quello che può trovare in tutti gli altri comuni del Lazio, non si capisce come poi alla fine andrà a prendere di meno, perché a ben vedere dovrebbe essere la ripartizione, dovrebbe essere più di 55 e servirebbero più fondi per fare un'equa distribuzione. La verità è che con questa distribuzione fatta così, in modo spannometrico, si è riusciti a ottenere l'infame risultato poi che un cittadino di Roma prenderà un contributo d'affitto inferiore rispetto a un cittadino, non lo so,
un cittadino di affile che probabilmente prenderà un contributo maggiore, nonostante poi debba farsi carico di un affitto in misura maggiore rispetto a quelli delle altre realtà comunali. Quindi la mozione io la ritrovo tutta, del tutto strumentale, in cui appunto si parla prima di pubblicizzare e poi di velocizzare, ma sul punto della velocizzazione continuo a dire che è tutta narrativa politica, che ci sta, per carità di Dio, è una cosa legittima, è una cosa che entra all'interno di quello che è il discorso politico, ma a ben vedere è stato sconfessato sia in Commissione Patrimonio, ma nella stessa Commissione Trasparenza, quindi neanche a dire una commissione targata 5 Stelle, ma una commissione che è stata richiesta dallo stesso PD, che insomma ha trovato, in cui è stato ribadito i concetti che ho detto adesso. Per cui per questi motivi trovo completamente strumentale dare questa mozione, e continuo a dire che se poi si sono richiesti 50 istruttori è proprio per velocizzare l'istruttoria, un'istruttoria che mi preme sottolineare anche in questa sede dovrebbe essere molto più agevole rispetto a tutti gli altri comuni, proprio perché è stata fatta secondo le modalità online, quelle contestatissime modalità online, che hanno portato a una pubblicazione del bando con una settimana di ritardo rispetto ai comuni di Viterbo e Rieti e gli altri comuni laziali, proprio perché insomma non c'è niente, le domande che sono state presentate qua a Roma erano già prevedibilmente maggiori rispetto a tutti gli altri comuni. Sì, Presidente, devo andare in conclusione? Sì, grazie consigliere. Ok, va bene, quindi in chiusura, visto che la mozione, oltre a essere appunto strumentale nei contenuti e strumentale anche nelle richieste, in certo qual modo il Movimento 5 Stelle Romano voterà no a questa mozione. Grazie Presidente.